Luca Onestini, arriva un misterioso messaggio d'amore, Ignazio sa chi è. GF VIP, messaggio d'amore per Luca Onestini, Ignazio Moser, io so chi è, pensaci bene. Domenica di messaggi criptici al Grande Fratello VIP. Oltre all'aereo per Cristiano Malgioglio e Giulia De Lellis, ne è giunto uno anche per Luca Onestini. Se però il primo velivolo ha portato un dispaccio che è stato compreso piuttosto in fretta, quello diretto all'ex tronista di Uomini e Donne si infittisce di mistero. Chi può aver spedito una vera e propria dedica sentimentale? Il dubbio è alto semplicemente per il fatto che il mittente non si è firmato. Qualcuno, però, a quanto pare ha la risposta. E quel qualcuno è Ignazio Moser, che si è fiondato dal bolognese spiegandogli un paio di cosette. Andiamo a scoprire tutto nel dettaglio. Luca Onestini sorpreso, Ignazio Moser in suo aiuto, pensaci bene. Il rombo di un aereo cattura l'attenzione dei beffini. Tutti si catapultano in giardino nella speranza di essere raggiunti da un messaggio. Stavolta tocca a Luca che tuttavia, nel leggere la missiva, resta di schiucco, pervaso da un mix di sorpresa, felicità e perplessità. Scriverò nel tuo cuore. Sì? Untnov, NDR, traduzione, anonimo. Questa la dedica romantica che è piovuta dal cielo. Ma chi l'ha spedita? Non certo la sua ex Soleil, che attualmente naviga in amore con Marco Cartasegna. Dunque? Chi dovrebbe avere la chiave del mistero è Ignazio che si avvicina all'amico e sussurra, io lo so, pensaci bene. Onestini non capisce e rimane ancora sfasato. A quel punto Moser si avvicina nuovamente e gli mormora qualcosa nell'orecchio che a noi comuni mortali non è concesso ascoltare. Giulia Latina ha spedito un messaggio per Luca Onestini. I fan sui social sono già in fermento, in tanti sperano e sognano che quel messaggio sia stato scritto da Giulia Latini, quella stessa Giulia che durante il Trono di Uomini e Donne è stata battuta sul filo di lana da Soleil, che conquistò il cuore del bel bolognese. Oggi però le cose sono cambiate da diversi giorni e si rincorrono le voci di un possibile riavvicinamento tra Luca e la Latini, una volta finito il GF VIP. Tuttavia, la ragazza, intervenuta in radio proprio ieri a Non succederà più, ha affermato che al momento le possibilità di riallacciare i rapporti sono lontane, una cena con lui? Per ora, com'è la situazione, lo escludo però Dio vede e provvede. Ci sarebbero dei grandissimi problemi di fiducia. Io voglio tanto bene a Luca, nel mio piccolo sto cercando di sostenerlo perché mi ricordo i bei momenti. Poi io vivo alla giornata e di qui a uno mese, una settimana o 10 anni non posso sapere cosa accadrà.